Il maltempo dei giorni scorsi ha definitivamente lasciato Pesaro e provincia, ma prosegue la conta dei danni. A diversi giorni di distanza dall'evento alluvionale, nella periferia pesarese sono diverse le case garage con all'interno fango e acqua. Siamo in via Savio, nel quartiere Catabrighe, qui a Pesaro. Sarà un weekend di duro lavoro perché bisognerà togliere fango e acqua all'interno dei garage e negli appartamenti. Non solo il garage, ma noi abbiamo anche proprio tutta la casa allagata, 1,60 m. Mi passava sopra l'acqua in casa e stiamo cercando di sgomberare tutto, di salvare il salvabile, diciamo. Quali sono stati i danni? Ma i danni ancora saranno da quantificare, però dico 1,60 m d'acqua dentro casa, i danni penso che ci siano, a parte gli elettrodomestici che quelli non si salvano, poi i mobili, tutto. Sì, sarà un duro lavoro perché più ne levi e più ne ritrovi, non finisci mai, sei sempre lì a tirar fuori la lecca da tutte le parti. Abbiamo avuto dentro quasi 1,5 m d'acqua, come vedete la riga si vede, dove avevamo depositato tutto il materiale pronto per i lavori che stavamo facendo, cemento, colle, tutto andato a quel paese. In più avevamo i mobili nelle capanne per riportarli una volta finiti i lavori, tutto cucine, lavastoviglie, frighi, tutto da buttare via. E, insomma, è veramente una situazione veramente brutta, un po' per tutta la via, per tutti i marchigiani, i romagnoli, per tutti. Veramente brutta, è una gestione che purtroppo, diciamo, purtroppo forse se i fossi fossero stati puliti, non dico che non ne sarebbe venuta, perché la bomba era molto grossa, però forse non avremmo avuto 1,5 m d'acqua, ma ne avremmo avuto 50 centimetri e forse qualcosa si salvava di più di quello che non riusciamo a salvare adesso. Tanto fango, tanta acqua, anche per voi sarà un weekend di duro lavoro. Sì, continuiamo a pulire giorno dopo giorno e speriamo di ritornare alla normalità prima possibile. Quali sono stati i danni? Abbiamo avuto quasi 1 m d'acqua al piano terra di casa e anche nel garage, insomma. Abbiamo fatto i lavori poi da poco e cucina, elettrodomestici erano tutto sotto l'acqua. Quello che potevamo salvare l'abbiamo salvato, molte cose le abbiamo buttate via. Ci spostiamo a Vismara, un altro quartiere di Pesaro, dove un garage è stato completamente inondato da acqua e fango. Residenti al lavoro per salvare l'intero arredamento. I danni un gran bel po' qui, un bel po', perché anche di sopra mi è andato l'acqua. Prima ho pulito sopra e poi di sotto. Qui abbiamo attaccato le pompe che avevo, dopo mi sono bruciate anche. E dopo ieri sono venuti i pompieri, mi hanno dato una mano, ma fino a quando potevano, perché dovevano andare da un'altra parte. E dopo ho fatto tutto io, qui, portato fuori. E stamattina mi è venuto l'ASPES, mi ha detto che devo mettere plastica, legna e tutto separato, che dopo giovedì mi vengono a prendere. Dunque tanti danni, insomma. I danni molti, molti. Da dove inizia il campo sportivo è venuta giù tutta l'acqua, tutta qui, e la prima cosa è entrata qui, poi di qua e di là è entrata e alla fine qui ce n'era 20 centimetri, ma sotto ce n'era 2 m, perché fuoriusciva da lì, quello sotto è 2 m, c'era 2 m d'acqua, ma comunque danni materiali non ne abbiamo avuti. L'unica cosa che ho dovuto fare tutto di nuovo, perché lavare, stirare tutte quelle cose, che era così, se no come danni niente.